Allora, buon pomeriggio e cominciamo questo incontro di Biennale Democrazia dedicato al tema della città e sono molto contento di avere qua non soltanto la nostra relatrice Francesca Bria ma di avere anche l'assessore Paola Pisano della città di Torino che è venuta a portarci e farci l'onore di sentire i saluti istituzionali su un tema direttamente di suo interesse e pertinenza. Grazie assessore. Buongiorno a tutti, sono onorata oggi di prendere la parola in questo importante appuntamento di approfondimento e riflessione e a nome della città di Torino di porgervi il benvenuto. Io all'interno della città di Torino mi occupo di innovazione e il compito del team di innovazione della città di Torino è creare una città democratica che grazie alla tecnologia sviluppi la capacità di comunicare ma anche di ascoltare, di comprendere, di ispirare, di far emergere le differenze attraverso la spinta alla curiosità e al coinvolgimento. Il raggiungimento di questo obiettivo ovviamente non sarà facile. Questo perché la nostra naturale predisposizione ad integrarci e all'imitazione nasce e cresce con noi fin dall'inizio. Quando noi nasciamo, la prima espressione che facciamo è quella dei nostri genitori. Questa tendenza innata al conformismo ci permette di essere accettati, rende il lavoro dei nostri rappresentanti più semplice, fa emergere pratiche standard che possono bloccare la nostra crescita, ridurre il nostro coinvolgimento e limitare la nostra capacità di innovare. Come se non bastasse, tendiamo anche a vedere informazioni inattese o distoniche col nostro modo di pensare come minacce. È come quando noi saliamo sulla bilancia e vediamo un peso che non ci piace. Normalmente scendiamo e risaliamo sopra. E così tutte le informazioni distoniche con quello che noi vogliamo sentire le eliminiamo. Pochi leader incoraggiano un comportamento diverso. Quasi tutti fanno l'impossibile per prevenirlo. Ma il non conformarsi favorisce l'innovazione, accresce la reputazione di una persona di più di quanto lo faccia il conformismo. Dà fiducia nelle proprie azioni e ci fa sentire unici e coinvolti e si traduce in una performance superiore e in una maggiore creatività. Proprio ieri, grazie a un lungo incontro con Francesca, abbiamo insieme riflettuto sull'importante ruolo della pubblica amministrazione di creare meccanismi e usare tecnologie che accrescano la potenzialità dei cittadini. La pubblica amministrazione ha il dovere di aumentare il potere e la forza dei cittadini attraverso tecnologie che diano la consapevolezza, i mezzi per esprimere le proprie idee e imprimere le tracce diverse sulla nostra città. Aumentare la consapevolezza, ma anche la conoscenza. Le nuove tecnologie della città smart devono far sì che i cittadini abbiano una conoscenza approfondita della pubblica amministrazione, del modo in cui vengono prese le decisioni, si sviluppano i progetti, dei vincoli, delle dinamiche della propria città. Solo così potranno portare un contributo di eccellenza. La città ha l'obbligo di interessare i suoi cittadini, creando esperienze stimolanti. Una città stimolante accresce il coinvolgimento. Ma se le nuove tecnologie devono aumentare la potenzialità del cittadino, spingendolo verso la consapevolezza, la coscienza, il coinvolgimento, l'espressione, l'innovazione e l'eccellenza, le nuove tecnologie devono altresì permettere a noi politici, alla guida di una città, di poter conoscere i nostri cittadini, di guardarli nei loro occhi e di vedere culture e estrazioni diverse, stili di vita differenti, opinioni contrastanti, di trovare informazioni che non confermino le nostre opinioni, ma dati che siano anche disallineati con esse e che possano darci la possibilità di migliorare la nostra città e noi stessi. Quando parliamo di democrazia, noi della città di Torino ci ispiriamo agli antichi ateniesi. I fondatori della democrazia la chiamavano politeia. Politeia vuol dire ragionare, discutere e agire insieme ai cittadini e apprendere attraverso la pratica della vita civica. Ogni cittadino partecipava attivamente al perseguimento di una finalità comune.
Gli ateniesi vivevano in una comunità di cittadini che si basava sulla meritocrazia. Le decisioni si basavano sulla proposta più valida, il criterio di selezione era l'eccellenza e non la posizione, il privilegio o il pregiudizio. In una città la proposta più valida è quella che prevale dopo un dibattito aperto, sufficiente e informato. Far emergere la democrazia vuol dire puntare sulla meritocrazia, vuol dire che ogni individuo sensibile e aggiornato e portatore di buone idee, basate su un'effettiva comprensione, deve essere ascoltato. Nel salutarvi e nel ringraziarvi per l'attenzione, non posso non esprimere la mia gratitudine ai responsabili della scuola Holden che ci ospitano e ai organizzatori della Biennale Democrazia, un evento che ha nei suoi interventi di oggi la spinta verso il futuro, verso i giovani, verso l'innovazione, verso la democrazia, verso la diversità, la democrazia partecipativa come concetto che deve rifuggire sempre l'allineamento al minimo comune multiplo. Grazie e buon lavoro. Grazie molto all'assessore Pisano. Innanzitutto le regole di questo incontro. Questo incontro durerà ancora per circa un'ora e cinque minuti, quindi la nostra relatrice parlerà per orientativamente 30-40 minuti, in maniera tale che sia possibile poi fare un dialogo con voi di approssimativamente 20 minuti. Quindi domande o commenti concisi dopo l'intervento di Francesca Bria. Vi dico semplicemente due parole introduttive sia per presentare la nostra relatrice e sia sull'argomento. Sull'argomento c'è la confluenza in questo incontro che, come sapete, si intitola Tecnologie della città democratica, confluenza di due argomenti che molto importanti che mi stanno a cuore. Il primo è la città. Più della metà della popolazione mondiale già vive in città oggi e secondo le stime delle Nazioni Unite sarà circa il 66% nel 2050, che non è molto lontano, quindi 2/3 della popolazione mondiale in città. È quindi evidente che tra tanti temi che del XXI secolo quello della città sarà dominante, importantissimo, sarà veramente il secolo delle città, lo è già adesso, lo sarà ancora di più in futuro. E il secondo discorso che è importante è quello della tecnologia. Tema gigantesco, io sono un ingegnere, mi occupo di tecnologia, però l'aspetto che mi piace mettere in evidenza è il fatto che si interseca la tecnologia con la città e ha prodotto questa etichetta di moda, almeno per il momento, che è Smart City, le città intelligenti, comunque intersezione tra tecnologia e città, e la cosa che mi piace mettere in evidenza, l'unica per poi dare la parola alla nostra relatrice, è il fatto che la tecnologia ci viene normalmente presentata come se fosse inevitabile e come se il modo in cui ci viene presentato fosse l'unico possibile. E quindi la Smart City, ma è come in realtà tantissime altre cose, che sia lo smartphone, che sia il software, che sia il web, che sia Facebook, eccetera, viene presentato come l'unico possibile, l'unico modo possibile di fare quella stessa cosa. Allora, da questo punto di vista è molto importante invece tenere viva l'immaginazione e renderci conto che in realtà è possibile declinare la tecnologia in modi molto diversi tra loro, a volte addirittura in modi antitetici. La tecnologia può concentrare il potere o lo può diffondere, può dare potere ai cittadini o può darlo invece a entità economiche e politiche. Quindi il modo in cui viene declinata la tecnologia è importantissimo e ce ne sono molti modi diversi tra loro. Allora, da questo punto di vista, Smart City, nel discorso sulla Smart City, cioè sulla città intelligente, cioè sulla città tecnologica, cioè in realtà sulla città già di oggi, la città del futuro, c'è uno spettro di possibilità molto ampio che va dalla città distopica di una sorveglianza totale, quindi dove la tecnologia in realtà con la pretesa dell'efficienza è una tecnologia pervasiva che dalle nostre case, per strada, sui mezzi pubblici, ovunque, raccoglie dati su di noi e li usa non necessariamente, non sempre a nostro beneficio, è invece una città utopica dove la tecnologia è veramente al nostro servizio, al servizio dei cittadini per vivere meglio, per vivere in una città più pulita, più efficiente, dove le risorse sono utilizzate per le cose che stanno veramente a cuore ai cittadini. Allora, da questo punto di vista, vengo alla nostra relatrice, e il suo profilo, la sua formazione effettivamente mette insieme sia una competenza tecnico-gestionale relativo all'innovazione, per cui titoli prestigiosi di scuole inglesi come l'Imperial College, come London Burbank University College, con master e PhD su appunto innovazione, gestione dell'innovazione, gestione della tecnologia.
E da questo punto di vista Francesca ha avuto un ruolo anche in progetti europei importanti, in cui ho avuto anche un piccolo ruolo anch'io, Decent, sono stato il suo revisore, full disclosure, e poi ha avuto e ha tuttora un ruolo di consigliera per una direzione importante che si occupa di questi temi, DG Connect della Commissione Europea, su temi come l'Internet delle cose e appunto le Smart Cities. Però ha questa competenza che sarebbe quasi, a dirla così, tecnocratica, tanto più che adesso è un'assessora della città di Barcellona. C'è invece un altro filone che penso sarà evidente nel momento in cui la sentirete parlare, cioè un'attenzione appunto al fatto che la tecnologia non è neutra e la tecnologia non è declinata solo in un certo modo, ma in realtà la tecnologia può essere declinata in modi molto diversi a seconda dei propri valori, dei propri obiettivi politici. Allora, da questo punto di vista, l'ultima riga del suo curriculum che ha messo su LinkedIn, l'ultima, quasi di nascosto, dove dice: a proposito, è anche attiva in vari movimenti su Open Access, Open Technologies e Digital Rights. Da quest'ultimo aspetto, vedrete, è importante almeno quanto gli altri. Quindi grazie Francesca Bria, benvenuta a Torino, Biennale Democrazia, e a te la parola. Grazie mille all'assessore e a Juan Carlos. E io vorrei parlare essenzialmente in questi 30 minuti dell'esperienza che sto facendo adesso a Barcellona come assessore e commissaria al digitale, all'innovazione digitale e alla tecnologia, e come unica italiana in un governo strettamente catalano, quindi tutti gli altri catalani, e un ruolo che non esisteva prima a Barcellona, nel senso che Barcellona prima non aveva un assessore all'innovazione, un assessore specificamente per la tecnologia e per la strategia digitale della città, e anche una donna in un ruolo, e come vedo anche l'assessore di Torino, che è una bellissima cosa, in un ruolo che è dominato dagli uomini, dove le donne hanno poca presenza sia nella ricerca che nell'educazione che nell'industria. E in un governo di Barcellona, che è importante per me, è un onore stare qui, insomma, a condividere un po' quella che è un'esperienza di una donna che è Ada Colau, che è al governo di una città, una sindaca femminista molto radicale, che viene dai movimenti popolari della casa e che si è trovata, grazie appunto a un forte movimento cittadino dal basso, a dirigere una delle più grandi città in Europa. Quindi un'esperienza che vale la pena di raccontare. E l'idea è quella di spiegare perché la tecnologia ha un'importanza nella ridefinizione delle politiche pubbliche e nella ridefinizione dei modelli istituzionali democratici di partecipazione cittadina. Quindi un po' vorrei contestualizzare prima l'argomento, prima di spiegarvi quali sono i progetti che stiamo facendo a Barcellona e come ci stiamo immaginando insieme ai cittadini una città che è tecnologica, però che soprattutto è democratica e soprattutto guarda al futuro con dei nuovi modelli economici, di sostenibilità, politici. E chiaramente bisogna partire dal presente. A mio avviso la urgenza di questo dibattito, e perché bisogna parlare oggi di innovazione e di tecnologia, è legata alla situazione del presente, che è una situazione di crisi, cioè la crisi democratica, la crisi istituzionale, la crisi del sistema, che è una crisi di sistema finanziario e politico, e anche la reazione che abbiamo da parte dei cittadini, o che non credono più nella politica e nella politica istituzionale per risolvere o dare una prospettiva al futuro, e quindi a volte di apatia, e lo vediamo nei giovani, oppure di forte protesta, cioè di un grosso no a quello che è un sistema che sembra andare in panico. E quindi abbiamo cambiamento climatico, rischi geopolitici, la disuguaglianza, il capitalismo finanziario fuori controllo, le politiche di austerità che tolgono gran parte di quello che chiamiamo appunto stato sociale e uno spazio pubblico. E quindi abbiamo bisogno di un cambio radicale. E come si dà questo cambio radicale e qual è il ruolo della tecnologia nella democrazia? E a mio avviso è importante comprendere, come diceva Juan Carlos prima, che la tecnologia non è neutrale e che quando parliamo di tecnologia non parliamo solo di gadget, non parliamo solo di tecnica o di quello che sarà il mobile phone, i nuovi gadget che entreranno nelle nostre case e che stanno in qualche modo trasformando le forme del lavoro, del vivere in comune, del divertimento, eccetera.
attraverso la tecnologia, ripensando la tecnologia in relazione alla politica e l'economia, si sta ridefinendo il futuro, le istituzioni del futuro, quindi le forme di governo, i nuovi modelli di organizzazione, i nuovi partiti politici, i nuovi movimenti politici, i nuovi modelli economici e il nuovo forma di welfare, di stato sociale. Quindi il dibattito sulla tecnologia non può essere lasciato né ai tecnocrati, come giustamente diceva Juan Carlos, e né alle grosse imprese tecnologiche, che invece sempre di più, attraverso la creazione di modelli, sistemi, nuove forme del fare, dominano il dibattito sul futuro e le possibilità del futuro. Quindi a mio avviso io parto un po' da un'urgenza, la situazione attuale, il rifiuto del sistema istituzionale, il sistema politico e finanziario e la necessità in qualche modo di non lasciare la tecnologia ad un dibattito tecnocratico, ma di riportarla in un dibattito economico, politico e sociale. E quindi la mia lecture ha come centro questa questione forte: che cosa è la democrazia nel secolo XXI e anche dopo? In che modo possiamo rimmaginare insieme ai cittadini nuove forme di democrazia che siano più aperte, più sperimentali e che soprattutto abbiano una forte partecipazione cittadina, cioè l'intelligenza collettiva? A mio avviso rimmaginare forme di nuova democrazia è l'unico modo per opporsi a quello che è un populismo di estrema destra o in qualche modo i nuovi populismi che sono invece antitetici a una reale democrazia dal basso. Quindi a mio avviso è una necessità assoluta ripensare la forma del fare in comune, del fare politica. E soprattutto che forme della politica possono coinvolgere le persone, a partire dai giovani che molto spesso non ne vogliono sapere o che giustamente hanno un rifiuto rispetto a quella che è una corruzione istituzionale, delle forme della politica che non gli appartengono, perché è anche qui che le grosse imprese tecnologiche hanno una grossa forza nel porsi come mediatore dominante, laddove sì, i bambini a 3 anni sanno manovrare la tecnologia digitale, interagiscono con i propri pari in una forma nuova, mentre la politica è cieca e comunque sorda a quelle che sono le nuove forme del fare. E quindi lì bisogna ripensare qual è una politica che invece ci permette di coinvolgere le persone attivamente. Ed è chiaro che molte persone hanno perso la speranza. Io ho iniziato questa mia avventura in Spagna, io stavo in Inghilterra per 8 anni, nonostante sia italiana, ho fatto la mia formazione in Inghilterra, ho lavorato anche per governo inglese, eccetera, eccetera, e però il sindaco di Barcellona mi ha chiamato a Barcellona perché in Spagna si dava comunque un nuovo movimento cittadino di protesta, che però non si è fermato alla protesta. Non so quanto voi siate... conosciate insomma il movimento dell'Indignatus del 15M, che negli scorsi anni ha in qualche modo animato tutta l'esperienza, la forte protesta della società contro la crisi finanziaria, le politiche di austerità e le politiche di taglio al pubblico. In Spagna il movimento cittadino è andato al di là della protesta e si è reso partito politico, è entrato nelle istituzioni. Quindi abbiamo avuto da una parte l'esperienza di Podemos, che è un nuovo partito politico che viene dai movimenti cittadini, e le esperienze municipaliste, che sono riuscite a vincere le elezioni nelle città principali in Spagna. Quindi Barcellona, Madrid, Siviglia e 5-6 grosse città spagnole che adesso hanno alla guida delle città dei politici non professionisti. Io anche non sono una politica professionista, la maggior parte del governo nella città di Barcellona non sono politici professionisti, ma sono cittadini che sono nelle istituzioni per cambiare le cose, che vengono dai movimenti radicali. Quindi che cosa significa pensare una città come bene comune e che significano le tecnologie per una città democratica? Questa è la sindaca di Barcellona, è stata definita dal Guardian the world's most radical mayor, cioè la sindaca più radicale del mondo, forse anche un termine mediatico. Però Ada Colau viene dai movimenti di occupazione per le case, come dicevo prima. Prima di fare la sindaca, in realtà lei si incatenava, anche bloccava le occupazioni delle case, perché in Spagna con la crisi finanziaria abbiamo visto migliaia e migliaia di famiglie che hanno perso la casa grazie ai mutui che non riuscivano a ripagare, una storia che conoscete bene, e una crisi che ha
provocato delle impatti veramente estremamente forti e distruttivi da un punto di vista sociale. Quindi il problema della casa non era più un problema di una fetta di popolazione marginalizzata, ma era diventato un problema sociale estremamente esteso, come la precarietà. E quindi Ada Colau ha deciso di candidarsi a sindaco della città di Barcellona, si è creato un movimento che si chiama Barcellona in Comune, una piattaforma cittadina, e hanno vinto le elezioni a Barcellona. Appena lei è diventata sindaca, il comune di Barcellona ha iniziato a fare tutta una serie di politiche molto orientate al sociale, alcune abbastanza... abbastanza di scontro col sistema attuale e altre molto molto popolari nella popolazione. Ne menziono alcune per capire un po' qual è la direzione delle politiche e a mio avviso è importante contestualizzare la tecnologia in quelli che sono gli obiettivi politici principali. Ad esempio il Comune di Barcellona è riuscito a fermare in qualche modo la speculazione edilizia, la speculazione soprattutto delle banche e a ridare le case a molte delle persone che non hanno casa oggi. Quindi la politica sociale è assolutamente di incremento delle case sociali e di rendere il diritto all'abitare come parte fondamentale della politica del comune e quindi rendere accessibile la casa come diritto primario. In questo abbiamo anche una battaglia aperta con alcune delle piattaforme, questa sarà poi che ne parlerò un pochino nel mio discorso, ad esempio Airbnb, che sono piattaforme che comunque hanno avuto un impatto e stanno avendo un impatto di aumento del 60% dei prezzi sugli affitti a Barcellona negli ultimi 3 anni e quindi che in qualche modo ostacolano una politica di accesso alla casa e una politica popolare rispetto al bisogno primario della casa. E quindi anche lì Barcellona stiamo facendo delle sanzioni verso queste aziende che non rispettano le regole, le leggi locali. In più è di ieri una notizia che Barcellona sta creando il proprio operatore energetico municipale e quindi la propria azienda municipale che produce energia rinnovabile e anche questo come misura contro alcune delle politiche molto impopolari delle grosse imprese energetiche, Endesa, che sarebbe l'equivalente dell'ENI, per cui molte delle famiglie spagnole non riescono a pagare le bollette della luce a fine mese. Quindi politiche molto orientate a questo bisogno sociale forte che c'è adesso in Spagna, soprattutto come conseguenza della crisi finanziaria. E poi delle politiche anche molto nuove di urbanizzazione. Uno dei progetti che ha avuto più risonanza di Barcellona adesso è stato anche, era sul Guardian, sul Financial Times, sui grandi quotidiani, è Barcellona Superblocks, cioè una revisione del piano urbanistico della città che crea delle aree pedonalizzate, degli spazi verdi, coinvolgendo i cittadini a ridefinire gli spazi urbani anche per avere un controllo di quelle che sono le emissioni, il cambiamento climatico, la qualità dell'aria. Quindi in qualche modo ripensare lo spazio urbano dando più centralità allo spazio pubblico, allo spazio per i cittadini. Che cosa significa quindi con questo tipo di obiettivi politici ripensare la tecnologia e in qualche modo che significa avere una tecnologia che si mette al servizio di creare una città che è più abitabile, che coinvolge i cittadini, che in qualche modo va contro alcune delle grosse speculazioni che vediamo nelle città europee. E in questo modo, me la sindaca quando mi ha chiamato a Barcellona, la mia missione fondamentale è ripensare la Smart City. Quindi pensare ad una città intelligente, tecnologizzata e digitale, che però non sia la città in cui la tecnologia viene prima e quindi prima si dà il potere alle grosse imprese di pensare dove mettiamo le reti di sensori, dove mettiamo la connettività, i dati, ma invece pensare a quali sono le politiche che vogliamo portare avanti e che vogliamo implementare e che tipo di tecnologia ci serve per risolvere i problemi della città. Quindi in qualche modo capovolgere la questione viene prima la tecnologia o i problemi dei cittadini.
E quindi appunto una tecnologia che ci permette di ripensare queste politiche del diritto alla casa, della sanità pubblica, di una mobilità più sostenibile, della transizione energetica, ad esempio adesso che abbiamo creato un'impresa municipale rinnovabile, che significa l'infrastruttura, che tipo di infrastruttura abbiamo bisogno, che infrastruttura energetica, dove i cittadini possono anche essere più partecipi nella gestione stessa dell'energia. E la creazione di spazi pedonali, abbiamo progetti di rimunicipalizzazione dell'acqua come molte città anche in Italia e quindi di gestione più municipale delle infrastrutture di base, quindi acqua, energia e tutta la nuova discussione che abbiamo sui beni comuni digitali, che appunto significa che anche la tecnologia stessa, il software, i dati possono essere pensati come beni comuni, come risorse pubbliche, come risorse socializzate, risorse collettive con cui immaginare nuovi modelli di gestione per la città. E questo è un grosso cambio di paradigma, perché se voi pensate a come invece i grossi progetti tecnologici vengono di solito implementati, prima viene la tecnologia e poi si pensa, ok, una volta che abbiamo messo la tecnologia, che ci possiamo fare? Che tipo? E quindi chiaramente non è una tecnologia che viene sviluppata con in mente quali sono i reali bisogni della città e dei cittadini. Quindi, per noi la Smart City è soprattutto una Smart City che viene dal basso, una Smart City che non è una Smart City privativa, la Smart City di cui parlava anche Juan Carlos nell'introduzione, gestita da poche grosse imprese, soprattutto americane, perché l'Europa non ha grossi player in questo settore, e non è neanche la Smart City del panottico, no? Della sorveglianza, dove vengono continuamente raccolti, tracciati i dati rispetto ai cittadini, senza che i cittadini ne traggano un beneficio concreto, senza che i cittadini sappiano per quale motivo vengono raccolti i dati su di me e che cosa se ne può fare, e senza che i cittadini possano decidere come si utilizzano le tecnologie per la città. E quindi invece bisogna ripensare una Smart City dal basso che dia una risposta concreta a quelle che sono le esigenze della città. Una delle questioni importanti a cui noi stiamo cercando di dare una risposta è anche come utilizzare la tecnologia per cambiare l'amministrazione pubblica, e questa è una sfida che abbiamo tutti in comune. L'amministrazione pubblica non risponde neanche a queste esigenze di nuova democrazia o di radicalità cittadina. L'amministrazione pubblica è di solito opaca, è chiusa ai cittadini, non c'è modalità per i cittadini di sapere quello che succede dentro e di partecipare. Quindi innanzitutto per noi l'obiettivo è aprire l'istituzione a queste nuove istanze e fare in modo che il cittadino possa sapere tutto quello che deve sapere e vuole sapere su come vengono spesi i propri soldi, perché alla fine noi siamo lì e le risorse che sono le risorse del comune sono risorse delle persone, no? Della gente. E quindi bisogna lavorare molto sulla trasparenza. Per quanto riguarda la tecnologia, noi abbiamo messo in campo tutto un processo di nuove normative che vadano verso appunto una tecnologia etica, una tecnologia libera, l'utilizzo del free software, dell'open source nell'amministrazione pubblica, perché quando si spendono i soldi dei cittadini è buono che poi si possano utilizzare licenze aperte che permettano di riutilizzare i servizi che vengono sviluppati. E soprattutto che ci sia una forte trasparenza su come vengono gestiti i contratti nell'amministrazione pubblica, anche i contratti di tecnologia. E quindi stiamo creando un marketplace digitale dove i cittadini possono vedere con quali providers, con quali fornitori di servizio l'amministrazione sta lavorando, e avere delle clausole chiare anche nei contratti rispetto a che tecnologia compriamo, appunto che si rispetta, che rispetta l'etica, che rispetta la condivisione della conoscenza e soprattutto che non si crea un lock-in verso pochi fornitori di servizi e che quindi anche le imprese locali possano partecipare alla gestione di queste dei servizi digitali. E questo impianto normativo lo stiamo anche condividendo con altre città in Europa e a livello mondiale. Un tema molto importante nella gestione della città democratica tecnologica è la questione dei dati. Che cosa significa? Noi a Barcellona parliamo di un patto sociale sui dati nella quarta rivoluzione industriale e quindi di un concetto che è il data commons, cioè i dati come bene comune, le informazioni come bene comune, invece di un modello basato su un estrattivismo di dati.
Bisogna tener conto che quando parliamo delle smart city si sta contestualizzando all'interno di una delle più rapide trasformazioni industriali che stiamo vivendo oggi, anche attraverso il dispiegamento massiccio delle tecnologie dell'informazione, quello che viene definita oggi la quarta rivoluzione industriale. Quando si parla di quarta rivoluzione industriale stiamo parlando fondamentalmente anche nell'internet delle cose, cioè di una convergenza dell'internet della comunicazione, il mobile, le reti fisse, le reti di satelliti, eccetera, e una convergenza con l'internet dell'energia, quindi le reti energetiche, lo smart grid, i contatori elettrici e la digitalizzazione dell'infrastruttura energetica e l'internet della logistica. Vediamo appunto le macchine senza guidatori, i droni che vengono utilizzati per fare il delivery delle cose, ad esempio Amazon adesso sta dispiegando tutta una serie di tecnologie intelligenti per la gestione della logistica, e come questo grosso mercato che si va a creare di internet della comunicazione, internet energia e internet logistico dia vita a quella che viene chiamata la rivoluzione, quarta rivoluzione industriale, perché viene applicata a livello industriale con una fortissima automazione della produzione industriale e quindi appunto l'introduzione di 3D printing, delle infrastrutture di virtualizzazione anche delle industrie e diciamo di automazione della filiera non solo della logistica ma anche del retailing. E se vedete lì la figura di Tesco, che è un grosso centro commerciale come qui abbiamo Carrefour e altri, l'80% dei pagamenti oggi viene fatto attraverso telefonino cellulare con un contactless, non ci sono più addetti ai servizi nei centri commerciali e l'utente paga attraverso l'interazione con le macchine senza nessun essere umano. Questa dagli economisti viene chiamata una seconda economia, l'economia dei robot, che per la prima storia nelle grosse rivoluzioni industriali distruggerà più lavori di quanto ne andrà a creare, quindi chiaramente ci pone di fronte a tutta una nuova situazione. 100 milioni di lavori si pensa che saranno distrutti nei prossimi anni e quindi l'assoluta necessità di ripensare le forme del lavoro, le forme dell'industria e le politiche sociali di conseguenza. Tutta questa grossa tecnologia che è ovunque e voglio dire anche in maniera molto più banale, lo vediamo oggi con i wearable technology, i gadget che utilizziamo, il telefonino continuamente crea dati, riceve dati, produce dati su di noi, i contatori energetici che abbiamo a casa, la smart home, la smart city, tutto ciò è interconnesso e produce continuamente dati. Quindi ci ritroviamo in un'economia dei dati, che è l'economia digitale, e in questa economia dove tutto produce dati e vengono tracciati tutti i dati soprattutto su di noi, perché i nostri comportamenti, dove siamo, che cosa ci piace, che cosa mangiamo, eccetera, eccetera, il rischio è che non solo che questi dati vengano accentrati da poche imprese, che è la situazione attuale, che abbiamo una specie di oligopolio del digitale con Amazon, Google, Apple, Facebook e poche altre imprese che sono capaci di gestire questi nuovi processi di intelligenza artificiale e di trarre beneficio, e poi con i problemi di cui parlava Juan Carlos all'inizio del cosiddetto capitalismo sorveglianza, cioè queste imprese non solo diciamo ci danno servizi convenienti, che è la cosa positiva, ma allo stesso tempo stanno raccogliendo molte informazioni su di noi e questo è il loro modello di business, quindi i dati vengono venduti su mercati secondari dove diciamo la sorveglianza diventa un proprio e vero modello di business. Quindi diciamo, rispetto a quello che è anche un totale approccio molto diverso in Europa, sia giuridico che politico, sui diritti fondamentali dei cittadini, i diritti di privacy, i diritti di protezione dei dati e diciamo, una visione più democratica di questa economia dei dati, bisogna provare a riportare i dati come bene comune e una strategia di dati di città che ha invece trasparenza, privacy, una sovranità dei cittadini al cuore. E questo, in questo modo ci possiamo immaginare quindi un'innovazione che sia più etica e responsabile, nella maniera in cui dispieghiamo tecnologie lo facciamo pensando
alla privacy, ma anche ai diritti dei cittadini, che sono loro, perché questi sono dati dei cittadini, che devono decidere perché e come i dati sono utilizzati. E in quel modo lì si può creare un ecosistema che si basa più sulla sovranità digitale dei cittadini invece che sulla sorveglianza o sull'accentramento del potere. Questo è lo schema che noi abbiamo a Barcellona, in cui stiamo ripensando questa diciamo data-driven city, una città che può essere guidata da tutta questa informazione, dai dati, pensando che i dati sono un bene comune, una risorsa comune, e quindi appunto nell'amministrazione pubblica stiamo sviluppando infrastrutture proprie di gestione dei dati che siano aperte e interoperabili, collaboriamo con tutte le imprese pubbliche che stanno gestendo i dati, ad esempio sulla mobilità, i trasporti, la gestione dei dati, dell'infrastruttura dei dati. Stiamo ripensando le licenze, per cui è in maniera molto chiara, questi dati, ripeto, appartengono ai cittadini e sono i cittadini che decidono come li cedono e con quale beneficio pubblico, per poi creare anche nuovi modelli economici basati sui dati, perché questo è il futuro e quindi bisogna coinvolgere il talento locale, le imprese locali, per creare nuovi servizi che servano alla città. In questa direzione anche a Barcellona stiamo lavorando su l'open data e abbiamo il nostro portale open data, come c'è anche qui a Torino, dove stiamo diciamo continuando a garantire che i cittadini possano avere un accesso ai dati della città, possono verificare le informazioni, collaborare anche con i giornalisti che verificano le informazioni che noi mettiamo sul portale di open data, e poi con la collaborazione anche delle imprese locali si creano servizi per la città, quindi dove l'amministrazione è anche in qualche modo favorisce questa collaborazione con le imprese locali. Una delle azioni molto interessanti, sempre sulla linea della trasparenza, è un'infrastruttura che noi abbiamo sviluppato nella città di Barcellona, che è basata su un protocollo di incriptazione che si chiama Tor, che significa che mantiene l'anonimato della fonte per denunciare la corruzione nella pubblica amministrazione. Quindi questo progetto si chiama Bustia Etica, credo siamo l'unica città ad aver implementato un'infrastruttura del genere, che permette sia agli amministratori pubblici che a tutti i cittadini di dire segnalare dati di corruzione, di farci pervenire un po', questa è l'infrastruttura che usa Wikileaks per capirci, però fatta per incentivare la possibilità di sconfiggere la corruzione nella pubblica amministrazione, che per noi è una cosa importante ed è uno dei motivi fondamentali per cui siamo nel governo adesso. Un altro progetto che va sempre nella direzione di trasferire il potere ai cittadini è il bilancio aperto e partecipativo. Adesso tutti i dati del bilancio sono disponibili ai cittadini, sono consultabili per settore, per dipartimento, per politica pubblica, e il cittadino può vedere come vengono spesi i propri soldi, e in più abbiamo avviato dei processi di bilancio partecipativo dove sono i cittadini stessi che propongono le idee su come vengono spesi i soldi della città. E a Barcellona abbiamo fatto le prime sperimentazioni, Madrid, che in questo è più avanzato di noi, ha speso 80 milioni di euro per il bilancio partecipativo con tutte idee che sono state implementate dai cittadini stessi. Questo è uno dei progetti che abbiamo più diciamo sofisticati su creare veramente infrastrutture in cui i dati siano di proprietà dei cittadini e sperimentare questo ecosistema di dati come bene comune per le nuove forme di economia collaborativa. Lì a Barcellona stiamo lavorando tantissimo perché si creano delle alternative a Airbnb, a Uber, dove ci sia una gestione che sia più in qualche modo più giusta di questo tipo di piattaforme. E quindi partire da i dati come bene comune può favorire la crescita di questo ecosistema. E alla fine uno degli obiettivi è che tutte le città abbiano anche un'officina di dati per l'analisi dei dati. Questo perché? Perché bisogna arrivare al fatto che le decisioni politiche siano prese in maniera più trasparente e quindi con i dati che siano visibili. Il motivo per cui si prendono decisioni deve essere giustificabile e visualizzabile anche dai cittadini, quindi visualizzazioni di dati, e sviluppare appunto dei piloti che siano basati con i big data che abbiano un impatto diretto sui problemi della città. Una delle politiche in questa direzione, anche per controllare che questo venga fatto, è la trasparenza algoritmica e dei dati che viene imposta alle imprese che gestiscono tanti dati.
Un'altra parte di azione sempre su come ci possiamo immaginare in una città nuovi modelli economici, perché la tecnologia ha un impatto forte sui modelli economici, è la sharing economy. Chiaramente si parla tanto delle piattaforme di sharing economy, ci sono nuovi modelli di business che si basano su la gestione di queste nuove piattaforme informatiche e a nostro avviso bisogna provare a superare un modello di piattaforma che sia predatorio, dove c'è un impatto sia sulle dinamiche del lavoro che sulle politiche pubbliche, che è distruttivo, e pensare quali sono i modelli del futuro di un'economia realmente circolare, realmente sostenibile e collaborativa. Lì a Barcellona, è sulle prime pagine di tutti i giornali, noi abbiamo avuto e continuiamo ad avere dei problemi con modelli di business come quelli di Airbnb, che come ho detto all'inizio hanno un fortissimo impatto sugli affitti a corto termine degli appartamenti, dove i prezzi dell'affitto stanno lievitando del 60% negli ultimi anni, e quindi chiaramente nel centro di Barcellona le persone non possono più permettersi di affittare una casa e soprattutto c'è una grossissima anche confluenza di turisti nelle parti più del centro storico di Barcellona. Quindi che stiamo facendo? Innanzitutto stiamo chiedendo a queste imprese di rispettare le leggi come tutte le altre imprese, possibilmente anche di pagare le tasse come fanno tutte le altre imprese, e già lì c'è un grosso contenzioso. E poi non solo stiamo ponendo delle sanzioni a imprese come Airbnb, un altro esempio è Uber, che adesso è illegale in Spagna, ma comunque con cui ci sono stati tutta una serie di conflitti anche con i tassisti, come è avvenuto qui in Italia. E una delle politiche che stiamo sperimentando adesso e su cui c'è molto interesse anche nelle città americane come Boston, New York e altre, è non solo di porre una sanzione, noi abbiamo sanzionato 600.000 euro Airbnb, ma di dire ad Airbnb: avete la possibilità di scontare questa sanzione dell'80% se rimettete il surplus delle case che sono illegali e che voi gestite illegalmente, le mettete a disposizione delle politiche sociali e delle politiche sociali per la casa. Quindi in qualche modo cercando di riappropriarsi del surplus o comunque della ricchezza che viene prodotta da queste piattaforme a fini sociali, che un po' l'idea è di aprire un dialogo con queste imprese e di dire: bene, tutta questa grossa capacità che abbiamo nell'economia digitale, nelle piattaforme digitali, invece di essere appropriata solo per fini di profitto di poche imprese, come riusciamo invece ad estendere i benefici alla popolazione e quindi a ridistribuire questa ricchezza che viene prodotta dalle piattaforme della sharing economy. Un'altra delle cose assolutamente importanti è come sviluppare un'economia locale, come fare in modo non solo che dobbiamo aprire il mercato alle grosse imprese che vengono da fuori, sono quasi tutte americane, sono imprese tra l'altro che sono quotate in borsa in forma spropositata, quindi non avremo nessuna delle nostre imprese locali che possa competere con giganti come Airbnb e Uber, mentre invece come facciamo in modo che le start-up, gli innovatori locali, le piccole e medie imprese possano sviluppare modelli di business, di economia circolare, di economia collaborativa per il futuro, e quindi investire in questo dando degli incentivi alle imprese locali, e noi lo stiamo facendo utilizzando l'innovazione negli appalti pubblici e una trasparenza maggiore in come vengono spesi i soldi pubblici, dando spazio alle imprese locali e scommettendo sul fatto che le imprese locali possono in qualche modo crescere anche in questa economia digitale, non solo che dobbiamo aprirci alle grosse imprese che vengono da fuori. In questa direzione Barcellona sta sviluppando un ecosistema di innovazione sociale digitale, stiamo dando premi, open challenging, sovvenzioni a imprese che sono molto innovative, che usano la tecnologia con un impatto sociale chiaro, che usano l'open source, l'open hardware, il bottom up networking, le nuove tecnologie per sviluppare veramente dei modelli che abbiano un forte impatto sul territorio.
e quindi abbiamo tutto un ecosistema di iniziative molto innovative, molto, che hanno un ottimo impatto sulla città, e quindi stiamo, diciamo, creando questo ecosistema e cercando di dare protagonismo a queste iniziative, che nel futuro possono assolutamente diventare, no, i veri protagonisti dell'economia digitale. Una delle iniziative che va in questa direzione è la creazione di un distretto maker, che è un distretto di economia collaborativa e circolare, che si basa proprio sul grosso apporto che il movimento maker sta dando all'economia digitale, di democratizzazione della tecnologia. Anche il 3D printing, le tecnologie dell'industria 4.0 possono venire democratizzate, riappropriate nei co-working, nei makerspaces, nei fab lab che abbiamo locali. A Barcellona stanno crescendo bottom up in maniera spontanea moltissime di queste nuove sperimentazioni, dove tra l'altro abbiamo i giovani di talento, cioè i ragazzi che escono dalle università, che hanno un'idea, stanno sperimentando, e quindi è il nostro compito cercare di diciamo fomentare questa nuova economia che si basa sulla fabbricazione digitale, e mettendo in relazione gli artigiani digitali, diciamo, anche con gli artigiani classici. Questo esperimento noi lo stiamo facendo in uno dei distretti, che è un distretto industriale classico, dove prima c'erano imprese tessili e adesso ci sono moltissimi artigiani tradizionali, e stiamo anche mettendo in collaborazione o facilitando l'interazione fra gli artigiani digitali e gli artigiani classici, diciamo, per vedere come si possono evolvere business più locali, incorporando la potenzialità delle nuove tecnologie. Stiamo facendo la Maker Faire, che comunque qua in Italia, insomma, la Maker Faire romana ha avuto un grossissimo impatto, e la Maker Faire sarà a Barcellona a giugno. E in qualche modo tutto questo discorso di come utilizziamo la tecnologia per sviluppare anche nuove imprese, eccetera, si lega alla questione della precarietà. Quindi, che come si fa ad affrontare un'economia digitale che è sempre più automatizzata, dove i robot, appunto, come dicevo prima, ci sono 100 milioni di lavoro che saranno distrutti nei prossimi anni con l'introduzione di molte delle tecnologie dell'automazione, e si parla addirittura della fine del lavoro, di un mondo post-capitalista fuori dove il lavoro comunque andrà ripensato. E a nostro avviso è una politica del comune che deve fare anche la città, di ripensare qual è il futuro del lavoro, e quindi l'utilizzo non solo della manifatturiero digitale, ma anche dei nuovi skill digitali per l'occupazione giovanile. Quindi facciamo moltissimo a livello di formazione per i giovani, promuovere l'inclusione sociale anche di giovani più vulnerabili che apprendono le nuove tecnologie in qualche modo per sviluppare competenze per il futuro e dare una possibilità di accesso al lavoro anche dove c'è più necessità. Legato a questo, gli esperimenti di basic income o di sostegno al reddito con monete digitali, abbiamo un pilota che stiamo sviluppando a Barcellona in cui viene dato un basic income a famiglie che hanno più bisogno e ai giovani che sono disoccupati, e stiamo studiando i modelli per fare, diciamo, per creare un'economia locale che abbia un beneficio maggiore sulle persone che ne hanno bisogno, anche attraverso gli esperimenti di basic income. Questi esperimenti di reddito minimo, tra l'altro, sono molto diffusi sia in Europa che in tutto il mondo, e quindi Barcellona è una delle tante città che adesso sta sperimentando con monete complementari e basic income. Una delle cose importanti è pensare alla città, alle periferie, chiaramente, quando parliamo di nuove tecnologie, e quindi una parte delle politiche che facciamo è sull'inclusione sociale digitale. Abbiamo un plan de Barri, che sarebbe un piano delle periferie, dove cerchiamo di fare interventi diffusi nella città e pensare anche alla formazione per le donne, per i giovanili, eccetera. Diciamo che il divario digitale non è tanto un divario tecnologico quanto un divario socio-economico, un divario di genere, eccetera, eccetera. E quindi diciamo, la parte della formazione, inclusione sociale e del lavoro deve essere assolutamente presente nei piani digitali del comune.
E alla fine, questa è l'ultima slide, non per ultimo ma come parte importante e fondamentale, come si fa a realizzare un programma del genere che sembrerebbe anche in alcune parti più utopico, nel senso di diciamo veramente dare la possibilità di che il talento, la capacità dei giovani, la capacità delle imprese locali si sviluppi con la tecnologia. A mio avviso è ripensare la politica con un'intelligenza collettiva dei cittadini e una democrazia digitale partecipativa. Una delle iniziative che noi a Barcellona, penso fiore all'occhiello delle nostre politiche, è democrazia partecipata in tutto, quasi tutto quello che facciamo. Abbiamo una piattaforma digitale che si chiama Decidi in Barcellona, abbiamo coinvolto i cittadini, oltre 30.000 persone in uno dei processi che sono più noiosi nell'amministrazione pubblica, che è il processo di definizione dell'agenda di governo, diciamo del piano di governo, in cui i cittadini hanno dato le proprie idee. Abbiamo fatto dei diciamo processi partecipativi sia online che offline molto ibridi, in cui i cittadini facevano assemblee, proponevano idee, poi attraverso il portale filtravamo le idee e alla fine dei cittadini sono stati integrati con le proposte che vengono dagli amministratori pubblici, e adesso abbiamo un processo che è partecipato con, come potete vedere qui, tantissime proposte e tantissimi meeting. Abbiamo 9 processi partecipativi che stiamo gestendo in parallelo. E diciamo, a mio avviso non si possono mettere in campo queste nuove politiche senza effettivamente sporcarsi le mani in questo modo, cioè uscendo un po' da il palazzo dell'amministrazione e mettendosi veramente a lavorare con i cittadini. In questo la tecnologia può aiutare, e direi bisogna anche uscire da questi schematismi, no? Quando si parla di democrazia digitale che sembra che si parla di un click. In realtà i processi di democrazia digitale sono integrati, hanno degli elementi che no, prescindono dal web, che sono elementi di partecipazione territoriale, di coinvolgimento dei cittadini in varie forme, devono essere fatti in modo integrato, e sempre di più vediamo nuovi movimenti, nuovi partiti politici. Qui abbiamo il Movimento 5 Stelle, che è un chiaro esempio, abbiamo altri movimenti oltre Podemos, il Partito Pirata, ma molti altri che ormai hanno la democrazia digitale come forma di base per coinvolgere le persone, partecipare, discutere, fare proposte, eccetera. Quindi per me questa è una forma di democrazia che è assolutamente il futuro della politica. E quindi il messaggio finale è che si può solo costruire una smart city coinvolgendo da basso i cittadini e insieme ai cittadini, altrimenti avremo una città che non è la città che vogliamo. Quindi la tecnologia va pensata insieme alla politica, insieme ai cittadini, e vanno integrate le cose per ripensare il modello di città che sia più democratica, aperta e sostenibile. Grazie. Grazie molte a Francesca per la sua presentazione. Avete visto che quanto fosse vero quanto vi accennavo all'inizio, ovvero che la tecnologia non è un argomento da lasciare soltanto ai tecnici, la tecnologia non è neutra, abbiamo bisogno di politici che capiscano la tecnologia e quindi possano capirne il potenziale politico. E mentre pensate a domande da fare concise, in maniera tale che sia possibile parlare a tutti in questo quarto d'ora, 20 minuti al massimo che abbiamo a disposizione, vi ricordo che in realtà in questo stesso luogo, alle ore 17, ci sarà un nuovo incontro che coinvolgerà anche Francesca Bria, ma coinvolgerà anche numerose altre persone, da un'idea di Guido Boella, di Adriano Travaglia, dal titolo Torino tecnologica, Torino democratica. Quindi se siete interessati a questi argomenti non dovete far altro che rimanere qui venire alle ore 17. Benissimo, so che c'è un microfono, per cui se c'è qualcuno giù in fondo, già pronta, benissimo, se vuoi dire il suo nome e fare domanda. Sì, io sono Clara. Intanto, che bella amministrazione, cioè complimenti. Mi sembra un sacco di idee giuste. A me è capitato di lavorare tanti su questi progetti e la domanda che mi viene è secondo te, cioè, hai l'impressione che tutti questi sforzi, che sono così tanti, che sono intelligenti, ma vanno in tante direzioni diverse, traccino già un orizzonte di senso? Cioè, ti riesci a immaginare domani, quando questa roba funzionerà, come potranno funzionare le cose? O
siamo ancora in una fase da questo punto di vista di qua molto sperimentale, alcune cose magari, perché poi a me è capitato di capire, mi è successo che alcuni di questi progetti finiscono in un posto diverso da quello che pensavi, è molto difficile progettare un'amministrazione pubblica così. Benissimo, raccogliere un'altra domanda ancora almeno. Buongiorno. Poi magari anche una terza e poi basta. Sono Maurizio, vivo in Svizzera da una decina d'anni, volevo sapere se esiste già una piattaforma per condividere queste idee di best practice tra per esempio la città di Torino e la città di Barcellona. Per esempio a Lugano in questo periodo è finito il trial di un progetto per il trasporto di organi o di sangue tra ospedali tramite i droni, e penso che sia un progetto che potrebbe sviluppare anche la città di Torino. Però non so se voi ne siete già a conoscenza, ad esempio, e come fate tra città a parlarne. Ok, ancora una domanda, scusate, solo più una terza, facciamo rispondere e poi ne prendiamo altre subito dopo. Te le ricordi? Sono brevissimo, mi qualifico, sono Federico di Brescia e sono presidente di un'associazione di cultura politica bresciana, ma che a livello nazionale si chiama Libertà Uguale. Due domande semplicissime, brevissime. La prima, Giavazzi in un recentissimo libro ha mostrato come la burocrazia dei comuni, la burocrazia dei governi sono il vero impedimento al cambiamento, perché sono coloro i quali spesso pongono le resistenze più silenziose ma più efficaci. Volevo sapere in prima battuta qual è l'esperienza vostra a Barcellona in materia. So che i contratti sono diversi in Italia rispetto alla Spagna, ma il tema penso si pone per chiunque voglia modificare i sistemi di governo del comune. La seconda domanda è questa. L'Italia è una Repubblica, come tutti sappiamo, fondata sul lavoro. Come lei ha detto, la nuova tecnologia e il lavoro digitale toglie lavoro. Il lavoro è un elemento di realizzazione della persona umana. Se non ero a Cupertino e se non sbaglio la Apple sta facendo proposte, a mio parere, quanto mai pericolose, come quella di lasciare a casa le persone e comunque pagargli un reddito, come se il reddito da solo sostituisse la realizzazione attraverso il lavoro. Volevo sapere se questi temi li avete affrontati e quali risposte date. Grazie. Ok, grazie. Prego. Okay. Allora, rispondo. La prima domanda sulla sperimentazione. Io chiaramente anche nella mia presentazione ho messo in luce alcune delle cose anche più sperimentali che stiamo facendo. Chiaramente nella visione più complessiva di quello che fa la città di Barcellona abbiamo già tanti progetti che sono testati, che sono cresciuti, che funzionano bene e che vanno, cioè senza bisogno di fare grossi cambiamenti. Soprattutto credo nella tecnologia, Barcellona è una delle città molto avanzate, cioè noi abbiamo iniziato negli anni 80 a fare tante di queste sperimentazioni. Prima non veniva chiamata Smart City, veniva chiamata in un altro modo. Poi Barcellona è una città che ha una rete di fibra di 500 km quadri ovunque, l'infrastruttura viene gestita dal comune, abbiamo sensorizzato gran parte della città, quindi abbiamo rodato tutta una serie di progetti più infrastrutturali di città, ad esempio sui trasporti, sensorizzazione della raccolta dei rifiuti in modo da monitorare meglio cosa succede, abbiamo sensorizzato le parti dei tram per la qualità dell'aria, cioè abbiamo tutti questi progetti più di città infrastrutturali che funzionano abbastanza bene. Chiaramente l'idea, e qui anche il senso della presentazione, era piuttosto che partire solo dalla tecnologia e dall'efficienza tecnologica, perché poi a volte la tecnologia ti crea altri problemi che tu devi andare a risolvere a monte di quelle che erano le questioni originarie, è come aprire questa visione alla sperimentazione, quindi pensare a far crescere imprese locali che hanno un'idea innovativa di economia, pensare ai dati non solo come mercato che vengono venduti dalle grosse imprese ma a risorse comuni, a beni comuni, fare dei progetti di futuro come la migrazione della pubblica amministrazione al software libero, eccetera eccetera. Quindi l'idea era anche quella di fare vedere alcuni dei progetti sperimentali che, come dici tu, chiaramente bisogna
vedere cosa funziona, cosa non funziona, fare un'analisi e poi vedere quali possono crescere a scala di città e essere sostenuti e quali invece sono solo sperimentazioni. Per me questa roba di sperimentare nella pubblica amministrazione è fondamentale, cioè la pubblica amministrazione molto spesso ha paura di fare tutto, quindi ha paura di nuove idee, ha paura di nuovi progetti perché no, oddio, poi che succede? Quindi è anche il nostro interesse, stiamo puntando molto su creare questi spazi per sperimentare, perché altrimenti ci si ritrova che poi i progetti che possono diventare sostenibili, essere no, andare nel tempo in maniera, come dicevi anche tu, più strutturata, non partiranno mai. E quindi ci deve essere un po', a mio avviso, un bilancio tra i progetti che funzionano e la sperimentazione, e fare in modo che alcuni di questi poi possano crescere e diventare parte della routine, insomma, del funzionamento di una città che dovrebbe funzionare bene. E come si scambia la città best practice? Abbiamo avuto varie riunioni anche con la città di Torino, che magari ti interessa di più. Ci sono dei fori di città dove noi lavoriamo anche come CTO, CIO, cioè le persone che gestiscono la tecnologia, i responsabili delle tecnologie, dove le città hanno già delle piattaforme o comunque anche molto semplici di comunicazione, dove ci scambiamo quello che funziona, gruppi di lavoro. Il nostro obiettivo è quello di riutilizzare anche le soluzioni, cioè non solo di scambiare best practice, quali progetti funzionano, cosa state facendo, sapere più o meno, ma soprattutto di andare in una direzione dove si possono creare sistemi in comune, no? Dove se un'applicazione per il trasporto funziona in una città, perché no, si può essere riutilizzata da un'altra città che poi la contestualizza al bisogno locale. E andare in quella direzione è fondamentale anche per poi tutto quello che riguarda il modello economico, cioè come fare, no, l'appalto pubblico in modo che abbia un volume sulle infrastrutture di città, come il cloud computing, le infrastrutture dei dati. Stiamo cercando di avere approcci comuni dove le città in rete possono collaborare, prima ancora di collaborare, a mio avviso, con i governi, che poi molte volte dettano le linee guida, no, sulle politiche tecnologiche. Quindi ci sono questi spazi, se ti può rassicurare, di collaborazione fra le città, ci deve essere sempre di più, perché chiaramente c'è bisogno, e andare di più verso una direzione comune rispetto a come si articolano alcuni di questi progetti. Come si trasforma la burocrazia? La mia visione, l'ho anche detto nella presentazione, è che ci sono dei blocchi che vanno cambiati, cioè c'è una trasformazione dell'amministrazione pubblica e anche degli aspetti più burocratici che va assolutamente fatta. Chiaramente qual è la direzione? Nel senso che per noi la direzione è che ci deve essere spazio pubblico, cioè che il pubblico non va, cioè che la burocrazia non va, come posso dire, levando la burocrazia a volte si cancella anche il ruolo del pubblico. Per noi il ruolo del pubblico è importante, i servizi pubblici devono funzionare bene e per tutti i cittadini. Quindi diciamo la sfida è cambiare l'amministrazione non per cancellare il pubblico, ma per farlo veramente funzionare per i cittadini, che è un po' il motivo, diciamo, per cui noi siamo lì, insomma, perché il problema c'è, che si può pensare di eliminare la burocrazia eliminando il pubblico. E quindi alla fine si ritrova con un pubblico che è snello, che però non funziona per i cittadini, quindi c'è una carenza forte sui servizi sociali, sulle cose che il pubblico deve fare. E quindi la questione è come fare in modo che la burocrazia si alleggerisca, ma si alleggerisca proprio per aprire appunto, noi quando parliamo di spesa pubblica efficace, stiamo facendo una grossa riforma lì a Barcellona sulla spesa pubblica, dove stiamo inserendo clausole etiche, clausole del lavoro, clausole di genere, aprendo alle piccole imprese invece che solamente alle grosse imprese, cioè facendo in modo che l'amministrazione pubblica realmente possa funzionare per tutti. E la questione del lavoro, vabbè, questo abbiamo bisogno di un'altra conferenza, nel senso che è evidente che la politica troppo poco ha pensato a quelle che sono le trasformazioni fondamentali di questa rivoluzione industriale. A mio avviso avrà un impatto molto forte sul mondo del lavoro, innegabile, e quindi non solo bisogna ripensare la centralità dell'istituzione del lavoro, perché è un dato di fatto, e ripensare tutto il sistema di politiche sociali, di assistenza sociale e di le pensioni, la politica fiscale, eccetera, perché sennò ci si ritrova come in Italia, dove i giovani sono tagliati fuori, dove c'è una precarietà diffusa, dove il lavoro è per pochi perché la disoccupazione giovanile aumenta, e quindi non è un sistema che funzionerà in futuro.
quindi diciamo, ripensare il lavoro, ripensare il futuro del lavoro all'interno delle reali trasformazioni economiche, industriali, eccetera, significa anche avere una politica industriale, una politica di paese. E ancora tre domande, direi che possiamo prenderle, quindi... Buongiorno, sono Mark. Volevo chiedere un po' sulla reazione dei cittadini su questo. Ovviamente i cittadini sono molto diversi, e allora ci sono anziani, sono persone che non hanno molto facilità con le tecnologie. Allora, quali sono stati i problemi, resistenze, opportunità che voi avete visto? Benissimo, grazie. C'era un signore qui che ha alzato la mano. Stessa domanda. Anche io volevo fare una domanda sui vari fasce di livello di conoscenza. Possiamo incorporarla in questa, va bene? Sì. Allora, c'è un signore qui e poi un signore là a sinistra. Grazie. Estrema sinistra, spero di non averla trascurata, non ho guardato in quella direzione, scusate. Prego. Buongiorno, mi chiamo Simone. Due domande. Tecnologia e democrazia. Io il problema che vedo è che le tecnologie oggi sono quasi tutte di origine americana e purtroppo attraggono di esso anche tutti i sistemi di pagamento, quindi tutto il flusso di denaro che con questa oligarchia sta arrivando ha una origine. E quindi volevo sapere a livello europeo, il tema famoso della disgregazione europea, in questo sarà ancora più deleterio, cioè ci disuniamo, non avremo nessuna capacità di contrattazione. Quindi volevo sapere questo a livello europeo che cosa si sta facendo, punto numero uno, e a Juan Carlos avevo interesse a sapere Torino dal punto di vista tecnologico è al vertice europeo o è più nel middle field? Buonasera, sono Matteo, io insegno in un liceo e volevo chiedere quale ruolo avete pensato per la scuola o l'istruzione per traghettare non solo i cittadini che già vivono, quindi le persone un po' più anziane, ma anche i giovani in questa nuova realtà della quarta rivoluzione industriale. Okay. E c'era quel signore che... Prendiamo l'ultimissima domanda, altrimenti sforiamo sì. Troppo. Buonasera, intanto complimenti, sono impressionato dal volume. Mi chiamo Carmine, mi occupo di innovazione, trasformazione digitale, in particolare in ambito modelli di business e finanza. Una delle problematiche centrali che pone il nuovo è il disruptive model, no? Cioè l'introduzione, diciamo, di modelli di business che sono particolarmente efficienti e nello stesso tempo come dire, creano la cosiddetta concentrazione della ricchezza, cioè non sono modelli spesso orientati a una distribuzione economica, diciamo, equa. Questo è un grosso tema. Al vertice, diciamo, del modello di business internet, come lei diceva, troviamo le famose over the top che no, prendono un po' tutto, e questo è un grande problema. Ho visto che avete lavorato sul basic income, io mi sto anche occupando di questi aspetti, se per favore poteva darci qualche informazione in più su questa cosa, grazie. Ok, grazie, lasciamo rispondere a Francesca. Tra basic income e che deve fare l'Europa sulla politica industriale, sono domande abbastanza complesse. Ma prendetela comoda, hai 4-5 minuti. Sì. No, volevo... Volevo prendere le due domande, credo erano abbastanza connesse, su come fare perché tutti i cittadini possano accedere o qual è la risposta dei cittadini che sono molto diversi, e la questione dell'accesso ai giovani rispetto alla quarta rivoluzione industriale. Allora, innanzitutto, diciamo, noi stiamo facendo della normativa
una virtù, nel senso che noi abbiamo una normativa in Spagna, credo ci sia anche in Italia, comunque con le nuove riforme sulla pubblica amministrazione eccetera, una digitalizzazione che è obbligatoria, nel senso che noi abbiamo per legge tutta una serie di normative che ci dicono nel 2025 non deve più entrare una carta nella pubblica amministrazione. Chiaramente sono quelle cose abbastanza scioccanti, però insomma stiamo sfruttando che ci sia questa normativa per lavorare in quella direzione. Chiaramente che succede? Se veramente bisogna digitalizzare tutto l'accesso ai servizi, tutta la funzionamento dell'amministrazione pubblica, chiaramente c'è un forte impatto rispetto alla cittadinanza. Quindi e c'è un forte impatto anche per le persone che lavorano nel comune, quindi i lavoratori pubblici, perché sono cittadini e alcuni di loro molto meno, poco pronti ad affrontare queste trasformazioni. A mio avviso è assolutamente fondamentale capire che tutte le volte che si introduce una tecnologia, la tecnologia è sempre il minimo dei problemi. In realtà quello che tu stai gestendo è il cambio organizzativo, l'approccio culturale, il ripensare come funziona l'istituzione, quindi sono questi cambi che si stanno gestendo insieme alle persone. Cioè se non si lavorano insieme ai lavoratori pubblici da una parte, i cittadini dall'altra, non riusciamo a fare niente. Comunque stiamo facendo tutta una serie di lavori sull'accessibilità delle tecnologie, abbiamo proprio uno standard su come sviluppare servizi digitali che siano agili, che abbiano, no, il cittadino al centro eccetera. Quando vediamo come funzionano alcune delle moderne tecnologie, con un'applicazione veramente semplice anche mia nonna lo sa usare, cioè veramente la nostra sindaca dice sempre: mia nonna lo capisce? Funziona per mia nonna, se non funziona per mia nonna non voglio sentire parlare. Quindi io tutte le volte cerchiamo veramente di metterci nei panni di cittadini di vario tipo eccetera, rispetto anche alla partecipazione, usare le forme delle partecipazioni per coinvolgere i cittadini che non naturalmente diciamo utilizzano il digitale o le tecnologie, quindi coinvolgerli attraverso questo ibrido, no, di partecipazione negli spazi sociali e di coinvolgimento. E devo dire che la reazione è ottima, perché comunque quando lavori bene poi i servizi funzionano meglio, i cittadini capiscono. Cioè adesso i cittadini vanno in un portale dell'amministrazione pubblica, gli ci vuole mezz'ora per capire che mi stai dicendo e che devo fare, quindi abbiamo molto da migliorare in quella direzione. I giovani e la quarta rivoluzione industriale. A mio avviso bisogna prendere molto seriamente queste strutture di Fab Lab, Maker Spaces eccetera. Noi a Barcellona ne abbiamo create alcune pubbliche che si chiamano Ateneos di Fabbricazione, dove mettiamo in Ateneo, sono come dei Fab Lab che hanno tutta la strumentazione del 3D printing, il laser, tutte le nuove tecnologie della fabbricazione digitale, e lavoriamo con le scuole, quindi lo coordiniamo con il nostro consorzio di educazione, con le scuole stesse. Alcune delle scuole stanno introducendo questi Fab Lab dentro le scuole e altre scuole invece lavorano con gli Ateneos di Fabbricazione, che sono questi spazi del comune, perché i giovani possano apprendere all'utilizzo di queste nuove tecnologie hardware, misurare, imparare a programmare, imparare a conoscere questo mondo fin da piccoli, perché poi il problema è che se no si crea un divario digitale a partire da subito. Quindi il problema è tutto nel sistema educativo e di integrare il sistema educativo il più possibile con queste nuove forme, no, di apprendimento. In realtà troppo spesso le tecnologie vengono viste solo come tecnologie di consumo, mentre chiaramente bisogna pensarle molto più in funzione di un approccio pedagogico, educativo, no? Quindi la mia risposta è: bisogna pensare insieme al sistema educativo. Che fa l'Europa? L'Europa perde sovranità, questo è poco ma sicuro. Chiaramente non si può parlare di sovranità tecnologica senza parlare di sovranità politica ed economica, giustamente anche come poneva la domanda. E a mio avviso a un certo punto l'Europa, che aveva la possibilità di competere sul digitale, sulla nuova rivoluzione industriale, le nuove tecnologie, ha smesso in qualche modo di farlo, e quindi ci siamo un po' abituati a essere i sudditi, cioè ad accettare i modelli che ci vengono da fuori, ed è molto rischioso, perché in realtà se si lascia in mano tutto la determinazione del futuro a Stati Uniti da una parte, in cui l'Europa chiaramente è molto vincolata, e adesso la Cina, che è l'unico altro continente che invece, no, ha creato una sua propria industria, le proprie tecnologie eccetera, chiaramente l'Europa a mio avviso deve riprendere un protagonismo, e in parte si sta facendo con questa idea di industria 4.0 che viene
soprattutto dal contesto delle industrie tedesche, che chiaramente hanno un'industria più forte e tendono a competere, non a lasciarsi dominare. Però tutto il dibattito, no, sulla Silicon Valley andrebbe visto in funzione di e l'Europa che fa. Chiaramente l'Europa non può competere con le grosse imprese americane in questa forma qui, e quindi bisogna ripensare, a mio avviso, la sovranità tecnologica in quella funzione lì. Don Carlo sa anche, ne sa parecchio di che fa l'Europa, nella direzione giusta. Comunque sì, bisognerebbe dare una svolta alla politica europea, a mio avviso, altrimenti si finisce per rimanere assolutamente indietro. E l'ultimo è il basic income. Ci sono esperimenti in tutto il mondo, anche questo necessita. Noi lo stiamo facendo su scala di città, che sarà un esperimento molto parziale, nel senso che chiaramente se si vuole veramente pensare a un reddito di cittadinanza esteso bisogna farlo su scala nazionale o anche oltre la scala nazionale. A mio avviso le proposte che vengono da Apple piuttosto che da Bill Gates eccetera sono un po' in qualche modo delle provocazioni. In un certo senso il basic income non va visto né in sostituzione al lavoro né in sostituzione allo stato sociale, ma come un'integrazione al reddito, soprattutto per liberarci dal ricatto di lavori che non esistono più o comunque di una disoccupazione giovanile che ha raggiunto, no, un'insostenibilità totale. Quindi ripensare il basic income non come viene proposto dalle grosse imprese, che molto spesso dicono, no, tassiamo i robot invece di pagare le tasse, quindi innanzitutto le imprese tecnologiche devono pagare le tasse come tutte le altre imprese e poi magari anche una tassa, no, sì, che si potrebbe introdurre sulla digitalizzazione, sull'economia dei robot, come ad esempio ha proposto uno dei candidati alle presidenziali in Francia adesso, dove questo dibattito è molto presente. E relativamente alla domanda su Torino, come si colloca dal punto di vista della sua... chissà se posso chiedere all'assessore Pisano se voglia dire qualcosa a lei, cioè, posso andare al microfono o se vuole venire qua come preferisce, visto che lei si occupa direttamente di questo e ha sicuramente informazioni più di prima mano di quanto non abbia io. Prego. Allora, beh, come si pone Torino non lo so, io vi posso raccontare cosa stiamo facendo noi dal punto di vista della tecnologia. Stiamo iniziando a creare l'infrastruttura tecnologica della città di Torino, quindi stiamo iniziando a sensorizzare la città, a infrastrutturare per quanto riguarda le reti. Stiamo facendo un progetto in collaborazione con Compagnia San Paolo che parte proprio dalle scuole. Per noi la scuola è il centro della città smart, è di là che nascono nuovi comportamenti, che si creano nuovi approcci del cittadino, ed è di là che noi iniziamo a capire come il nostro cittadino deve creare valore, crea il suo valore. Quindi la sensorizzazione partirà dalle scuole elementari. Questi dati che noi inizieremo a prendere per capire la qualità delle nostre risorse, quindi la qualità dell'aria, la qualità dei quartieri, del rumore, il movimento della gente, il traffico, eccetera, entreranno dentro una piattaforma che è la piattaforma open data della città di Torino. Noi ad oggi come comune produciamo tanti dati, come cittadini produciamo tanti dati, questi dati devono essere utilizzati dalla città per creare servizi migliori per il cittadino ovviamente, ma messi anche a disposizione del cittadino, delle aziende, delle start-up per migliorare i loro servizi. Stiamo cercando un po' di contrastare quelle che sono anche le forze della tecnologia che arrivano dall'estero, quindi il cloud, stiamo cercando di creare un cloud della città che è un cloud, diciamo, della pubblica amministrazione, collaborando con, non da soli come comune, perché la Smart City si fa insieme con tutte le strutture che abbiamo sulla città. Noi siamo fortunati, abbiamo il Politecnico, abbiamo l'Università di Torino, abbiamo fisica nucleare, abbiamo i laboratori del CINI, quindi tutti insieme ci stiamo mettendo per creare delle tecnologie, delle infrastrutture che siano proprie della città di Torino. Quindi stiamo creando un cloud della città di Torino, stiamo creando questa infrastruttura che poi deve essere una piattaforma per i nuovi servizi che nasceranno grazie al mercato, alle piccole e medie imprese, alle start-up della nostra città. Io, se posso dire ancora una parola, volevo rispondere a chi aveva fatto la domanda sulla burocrazia che bloccava la pubblica amministrazione. Allora,
Noi ci siamo appena entrati nel Comune di Torino, abbiamo avuto uno shock culturale sulla burocrazia, perché non ce l'aspettavamo. Così l'abbiamo sentita raccontare, ma quando poi la tocchi con mano rimani scioccato. E niente, però ci siamo resi conto di una cosa, e su questo noi stiamo puntando molto e crediamo fortemente. In realtà sono due. La prima è che non c'è niente di più veloce, di più stabile all'interno di un comune che non un progetto pilota. Quindi se tu fai partire dei progetti piloti e dei progetti test, li fai partire agevolmente e poi rimangono in qualche modo e contaminano. Quindi questo è un modo che noi abbiamo per un po' scardinare la burocrazia. La seconda cosa non è tanto la burocrazia, è proprio il modo di pensare, perché nella pubblica amministrazione si ha davanti un asse temporale di 10 anni più o meno. Allora noi stiamo cercando di creare dei use cases di 3 mesi, quindi cercare proprio di cambiare il tempo col quale la pubblica amministrazione concepisce un progetto e fa un piccolo delivery. E questo deve essere molto basato sul arrivare dal basso, quindi tutto ciò che noi vogliamo creare come servizio è un capire quali sono i casi che arrivano dal basso, le problematiche che arrivano dal basso, e creare dei piccoli casi pratici, dei piccoli servizi che siano subito comunicabili, e cambiare questo asse temporale, ragionare in termini di mesi. Delle volte abbiamo introdotto anche il termine settimana, che comunque è ben accetto e viene anche capito all'interno del Comune di Torino. Grazie. Grazie molte. Bene, a questo punto siamo andati un po' oltre. Andati un po' oltre l'obiettivo che ci eravamo dati, ma penso che fosse, abbiamo fatto bene a farlo, perché era un'occasione importante per parlare di temi molto importanti per il nostro futuro. Un'ultima parola conclusiva è viene spesso detto in questi ultimi 30 anni che il pubblico non conta più, il pubblico non ha più un ruolo, il pubblico non ha più potere. Lo Stato, il pubblico, la politica, e da una parte è sicuramente vero che c'è stata una riduzione della capacità d'azione della politica, e i motivi sono tanti e potremmo parlarne, ma dall'altra, quando si ripete costantemente qualcosa, bisogna sempre sospettare, in particolare bisogna sospettare il fatto che non sia un'affermazione ma che sia un auspicio. E quindi quando sentite dire il pubblico, lo Stato, nazione, eccetera, sono superati, non contano più nulla, in realtà quello che sentite è un mantra, è una speranza che sia così, e in realtà stiamo già vedendo, con aspetti negativi, con aspetti positivi, la reazione a questi 30 anni di tentativo di dissolvere il ruolo del pubblico. La sfida per il futuro sarà proprio che questa reazione, questo un ritorno alla parola che avete sentito dire da Francesca spesso, cioè alla sovranità, sia un ritorno fortemente competente, perché c'è bisogno di competenza, e ovviamente fortemente democratico. Grazie.